ritrovati, miei mitici amici. Non pensavate di uscire indenni dal multiverso di Stephen King dello scorso video, vero? Oggi, infatti, verremo perseguitati dai 10 mostri più terrificanti usciti dalla penna del re dell'horror. Siete pronti? Accendete le luci, chiudete bene le porte e preparatevi a entrare nel mondo dell'orrore. Ricordatevi sempre che potete abbonarvi al canale o iscrivervi al Patreon per richiedere video personalizzati su ambientazioni a vostra scelta. Io sono Books & Co. Se vuoi ascoltare i miei audiolibri o i miei podcast, iscriviti al canale e attiva la campanella degli avvisi. Ed ora iniziamo! Cujo. Cujo è l'antagonista principale del romanzo di Stephen King del 1981 e della sua trasposizione cinematografica del 1983. Cujo era un cane San Bernardo appartenente alla famiglia Camber. Un tempo amichevole e giocoso, Cujo diventò pericoloso dopo aver contratto la rabbia da un morso di pipistrello. L'infezione al cervello lo trasformò in un assassino feroce che attaccava chiunque si avvicinasse. Cujo uccise diverse persone, tra cui Gary Pirver e Joe Camber, prima di essere brutalmente abbattuto da Donna Trenton. Durante gli eventi del romanzo, Cujo viene morso da un pipistrello e sviluppa la rabbia. Nei giorni successivi diventa estremamente sanguinario e pericoloso. Donna Trenton e suo figlio Tad si recano alla fattoria dei Camber per far riparare la loro auto e vengono attaccati da Cujo. Trascorrono 3 giorni nascosti nella macchina, mentre Cujo, coperto di sangue, schiuma e muco, li assedia. La belva lo serrò d'assedio per 1 settimana, che gli fu ovviamente conteggiata come ferie già godute. Cujo va su tutte le furie quando il telefono squilla e attacca violentemente l'auto, rompendone un finestrino. Donna cerca di scappare e chiamare aiuto, ma viene morsa da Cujo e sopravvive a stento. Il vice sceriffo arriva, ma viene brutalmente mutilato da Cujo, dopo una breve lotta. Donna decide di agire per salvare suo figlio, in gravissime condizioni di disidratazione. Fugge dalla macchina e mentre Cujo la attacca, riesce a prendere una mazza da baseball e a difendersi. Dopo aver rotto la mazza sul volto di Cujo, Donna impala il cane con il pezzo rotto. Cujo, gravemente ferito, riesce a lanciarsi attraverso una finestra, ma Donna usa la pistola del vice sceriffo per ucciderlo con un colpo alla testa. Il terrore di Cujo nasce dalla trasformazione di un amico fedele in un mostro assetato di sangue, la paura di qualcosa di familiare che diventa mortale e potentissima. The Overlook Hotel, Shining. L'Overlook Hotel è un importante antagonista ricorrente nell'universo di Stephen King. È il principale antagonista del romanzo Shining, della sua trasposizione cinematografica del 1980, della miniserie del 1997, e uno dei 2 antagonisti principali postumi, insieme a Jack Torrance, del suo seguito, Dr. Sleep. Situato nelle montagne rocciose, l'Overlook Hotel era un luogo isolato e lussuoso, noto per le sue eleganti strutture e la vista spettacolare, ma con una storia di attività oscure, tra cui suicidi, omicidi di mafia e numerosi cambiamenti di proprietà sospetti. In The Shining, Jack Torrance, sua moglie Wendy e il loro figlio Danny arrivano all'Overlook Hotel quando tutti stanno per andarsene. Inizialmente, l'hotel sembra una benedizione per Wendy e Jack, e Wendy dichiara di essere felice come non lo è mai stata. Tuttavia, Danny inizia a nascondere segreti oscuri e ad avere visioni terrificanti e fantasmi. Un giorno Danny entra nella stanza 217 e trova un cadavere nella vasca da bagno, che gli sorride e cerca di strangolarlo. Wendy lo trova e accusa Jack, ma Danny rivela che è stata Miss Massey. Jack entra nella stanza e non trova nulla, ma sente i passi di Miss Massey avvicinarsi. Spaventato, Jack fugge e la stanza non viene più riaperta. Jack Torrance comincia ad impazzire lentamente e lo spirito del precedente custode lo convince ad uccidere sua moglie e suo figlio, affinché l'hotel possa ereditare i poteri di Danny. Wendy, Danny e Halloran fuggono dall'hotel proprio quando la caldaia esplode, distruggendo l'edificio. L'Overlook Hotel è un luogo nel quale la follia e la violenza rendono la paura quasi palpabile, la sensazione di essere intrappolati in un luogo malvagio e terrorizzante. Christine, la macchina infernale. Christine
è una Plymouth Fury del 1958, posseduta e antropomorfica, spesso considerata femmina, con il comportamento di una fidanzata cattiva verso i suoi nuovi proprietari. Christine è una macchina posseduta, dotata di poteri sovrannaturali, inclusi l'autoriparazione, la telecinesi e un'influenza malevola sui suoi proprietari e sulle persone intorno a loro. Nessuno sa esattamente da dove provenga Christine o come sia diventata senziente. Nel film si suggerisce che Christine fosse malvagia fin dall'inizio, poiché schiaccia la mano di un uomo con il cofano e uccide un altro uomo. Tutto questo mentre veniva costruita. Nel libro si suggerisce che possa essere posseduta dai fantasmi della famiglia di Roland LeBay. Sua figlia soffocò sul sedile posteriore. In seguito si scopre che LeBay lasciò deliberatamente sua figlia sul sedile posteriore della macchina, ipotizzato da Dennis come un tentativo di sacrificare sua figlia a Christine, e sua moglie si suicidò sul sedile anteriore. Entrambe le ipotesi suggeriscono che Christine potesse essere malvagia fin dall'inizio e che abbia ucciso la figlia di LeBay, piuttosto che essere posseduta dalla famiglia di LeBay. Nel libro è fortemente implicato che lo stesso LeBay abbia posseduto la macchina, anche se questo è piuttosto ambiguo. Si suggerisce anche che Christine assorba le anime delle sue vittime, come la famiglia di LeBay o la banda di Rapperton. Quello che è certo, tuttavia, è che Christine diventa estremamente attaccata ai suoi proprietari e uccide chiunque percepisca come una minaccia alla sua relazione con loro. La vita di Christine inizia nell'estate del 1957, quando viene costruita in una fabbrica della Chrysler a Detroit. Nell'autunno del 1978, Arnie Cunningham trova Christine e se ne innamora subito. Arnie inizia a riparare Christine al Darnell's, un'officina locale. E mentre la macchina viene restaurata, anche l'aspetto e la personalità di Arnie migliorano. Durante questo periodo, George LeBay racconta a Dennis che la figlia di Roland è morta soffocata nel retro della macchina e che la moglie di Roland si è suicidata nella macchina. Mentre Arnie finisce di restaurare Christine, inizia a uscire con Lee Cabot, una studentessa molto attraente. Durante un appuntamento, Lee quasi soffoca con un hamburger dentro Christine, che sembra avere intenzioni omicide. Lee si convince che Christine stia competendo per l'affetto di Arnie. Quando Arnie inizia a parcheggiare Christine all'aeroporto, Buddy Rapperton e la sua banda vandalizzano gravemente la macchina, causando la rottura tra Arnie e Lee. Christine, ricostruita misteriosamente, inizia ad uccidere uno per uno i membri della banda di Buddy e chiunque sia ostile a lei o ad Arnie. Cosa la rende spaventosa? L'idea di un'auto assassina capace di rigenerarsi e vendicarsi tocca una paura universale, quella degli oggetti quotidiani che si rivoltano contro di noi. La Buick Roadmaster, From a Buick 8. Una Buick del 1953 appare come l'antagonista principale in From a Buick 8. L'auto è stata lasciata in una stazione di servizio da un proprietario enigmatico, che è scomparso senza lasciare traccia, e non è mai stato visto di nuovo. Essendo un oggetto smarrito, viene quindi trattenuta dalla polizia del distaccamento D. Come il proprietario sia riuscito a guidare la Buick non è spiegabile, poiché l'auto appare agli esseri umani come inutilizzabile. Il volante è immobile, il cruscotto non funziona, il motore non ha parti in movimento e i cavi di accensione non vanno da nessuna parte. Tuttavia, la Buick ha un fattore rigenerativo, riparando i danni subiti. Si sospetta che la Buick sia almeno in parte senziente e malevola. Sembrerebbe in grado di inserire suggerimenti nelle menti vicine per attirarle e risucchiarle in una dimensione parallela. Quando si apre, può trasferire oggetti e creature extradimensionali, estremamente alieni nella loro biologia, nel nostro mondo. Queste creature solitamente muoiono e si decompongono rapidamente, ma alcune possono sopravvivere e rappresentare una minaccia significativa. La Buick può anche assorbire oggetti e creature nella nostra dimensione e inviarli in un'altra, inclusi gli esseri umani. L'auto occasionalmente emette lampi di luce estremamente intensa, scosse di luce, che possono accecare chiunque non sia protetto. Questi eventi sono associati al malfunzionamento di tutti gli apparecchi elettronici nelle vicinanze. È stato teorizzato che distruggere la Buick potrebbe far uscire completamente fuori controllo il portale dimensionale, causando danni massivi al nostro mondo. Alla fine del romanzo, il finestrino della Buick si crepa e rimane incrinato. La sua rigenerazione non si attiva,
si intuisce che la creatura abbia esaurito la sua energia e si trovi alla fine del suo percorso, anche se non assistiamo alla sua distruzione definitiva. Il vero nodo, Dr. Sleep. Il vero nodo è un gruppo di vampiri quasi immortali che si nutrono della forza vitale conosciuta come vapore, di bambini dotati dal potere chiamato luccicanza, Shining. Sono un gruppo antichissimo e in passato erano così numerosi che si dividevano in gruppi separati, da cui deriva il nome Vero Nodo. Sono i principali antagonisti in Doctor Sleep, guidati da Rose Cilindro, con Crow Daddy come suo braccio destro e Snake Bite Andy come la più giovane del gruppo. I membri del Vero Nodo abbandonano i loro nomi originali per adattare nomi più insoliti, probabilmente per integrarsi meglio con le persone che vivono nei camper e per staccarsi dai Rubs, persone comuni. Possiedono segretamente molte aziende e campeggi, aree di sosta, per coprire le loro riunioni, trasformazioni e nutrimenti. Uno di questi è il campeggio Blue Bell, fuori da Sidewinter, Colorado, dove una volta sorgeva l'Overlook Hotel, ora sostituito dall'Overlook Lodge. Si menziona nel libro che un tempo erano oltre 200, ma al momento degli eventi del libro ne restano solo 41, che viaggiano con 14 camper. Solo alcuni membri del vero nodo possono individuare bambini con lo Shining, ma tutti loro possiedono in qualche misura capacità psichiche, tanto da prevedere eventi come l'11 settembre con mesi di anticipo. È rivelato che quando un membro del vero nodo muore, la sua anima cessa di esistere e non entra nell'aldilà. È probabile che, a causa del consumo di vapore, abbiano trasformato la loro anima in un organo che richiede vapore per sopravvivere, portando via l'immortalità dell'anima. Il vero nodo consuma solo il vapore dei bambini con lo Shining, ma se un adulto con lo Shining ha un'abilità unica che trovano desiderabile, tenteranno di reclutarlo e trasformarlo. Cosa li rende spaventosi? La loro brutalità e la loro necessità di nutrirsi del dolore e della sofferenza delle loro vittime li rendono crudeli e inumani, la loro caccia spietata è fonte di grande angoscia. Kurt Barlow, Salem Slot. Kurt Barlow è un importante antagonista dell'universo di Stephen King, descritto come un vampiro di tipo 1 con un volto molto pallido, lunghi canini affilati e occhi rossi e luminosi. Barlow ha anche dita lunghe e delicate, simili a quelle di un pianista. Come il Dracula di Bram Stoker, Barlow ringiovanisce e diventa più affascinante, man mano che si nutre di sangue. Barlow terrorizza la città di Jerusalem Slot, nel Maine, arriva nascosto in una cassa spedita dal suo assistente, Richard Strucker. I due si stabiliscono nella Marston House, una casa abbandonata considerata infestata. Strucker, fingendosi un commerciante di antiquariato, rapisce un ragazzo locale, Ralphie Glick, e lo sacrifica in un rituale. Il fratello di Ralphie, Danny, diventa un vampiro e inizia ad infettare altri, compresa sua madre, Marjorie. Durante la notte, Barlow incontra Dad Rogers, un custode deforme, e Corey Bryant, un giovane telefonista. Usando il suo potere ipnotico, Barlow promette loro ricompense e succhia il loro sangue. Danny tenta di vampirizzare Mark Petrie, un ragazzo intelligente, che lo scaccia con una croce di plastica. Mark e Susan Norton entrano nella Master House per uccidere Barlow, ma vengono catturati da Strucker. Susan viene trasformata in vampiro da Barlow, mentre Mark riesce a fuggire e ferisce mortalmente Strucker, che viene poi trovato dissanguato da Barlow. Mark informa Ben Mears, fidanzato di Susan, e insieme a Ben, al dottor Jimmy Cody, all'insegnante Matt Burke e al prete Donald Callahan, combatte contro i vampiri della città. Susan tenta di ingannare Mark per farsi invitare in casa, ma viene respinta. Padre Callahan e Mark si recano dai genitori di Mark per avvertirli, ma Barlow appare, uccide i genitori di Mark e prende Mark in ostaggio. Callahan cerca di scacciare Barlow con una croce, ma viene sopraffatto e costretto a bere il sangue di Barlow. Mark riesce a fuggire e avverte gli altri. Alla fine del romanzo, Barlow viene ucciso da Ben e Mark nel seminterrato della pensione di Eva Miller. La nebbia, The Mist. La nebbia è un'entità misteriosa che appare nella novella e nel film omonimi. La nebbia è bianca, ha un odore acre e distorce l'acustica, facendo sembrare vicine le cose che in realtà sono lontane, e viceversa. Di notte scaturisce diventando grigia.
La nebbia si diffuse su Brighton, Maine, il giorno dopo un temporale anomalo. Nel romanzo, la nebbia durò almeno 3 giorni, forse di più. Non è chiaro se la nebbia fu contenuta o si diffuse su scala planetaria. La teoria principale suggerisce che la nebbia sia una dimensione alternativa che è penetrata nella nostra a causa di un fallimento del progetto Arrowhead. La nebbia si originò da Shymore, dove si trovava il progetto Arrowhead, e la presenza di forze di polizia e militari dirette verso Shymore al momento dell'apparizione della nebbia supporta questa teoria. La nebbia ospita creature che cacciano principalmente attraverso l'olfatto, poiché la vista è quasi inutile per loro. Alcune possono essere attratte dalla luce, la maggior parte delle creature è attiva solo di notte. Il Re Cremisi, la Torre Nera. Il Re Cremisi è il principale antagonista nell'universo di Stephen King, presente in diversi romanzi, come Insonnia, La Casa del Buio, la serie La Torre Nera e, indirettamente, in It. Il Re Cremisi è un'entità immensamente potente, quasi onnipotente. Si suggerisce che sia un'entità superiore simile ad It e Maturin, ma probabilmente ancora più potente. L'unica entità confermata come più forte è Gan, conosciuto in molte religioni abramitiche come Dio. Il Re Cremisi è l'autoproclamato leader dei Random o dei Rossi, in contrapposizione al Bianco. Controlla molti villain come Atropos, Mr. Martian, Dandelo e Randall Flagg. E ha un gran numero di seguaci tra vampiri, Tahin, Kantoi e umani tramite John Farson. Possiede poteri quasi divini, tra cui telepatia, mutaforma, controllo del tempo e capacità di viaggiare ed esistere a diversi livelli della Torre Nera e nel multiverso. Il Re Cremisi è il figlio bastardo di Arthur Eld, un leggendario pistolero, e di una entità demoniaca, la Regina Cremisi. Prese il controllo della gerarchia dei Rossi e pianificò di abbattere la Torre Nera per regnare nel caos primordiale. Compare per la prima volta in Insonnia, dove tenta di far uccidere Patrick Danville, destinato a sconfiggerlo. Manipola Ed Deepnow per far schiantare un aereo carico di esplosivi contro il centro civico di Derry. Ralph Roberts riesce a fermare il piano, salvando Patrick. In La Casa del Buio, il Re Cremisi utilizza Charles Burnside, un serial killer, per uccidere e cannibalizzare bambini con poteri psichici, potenziali frangitori. In La Torre Nera, i frangitori vengono portati in una struttura chiamata Al Ghul Siento. Roland Skein e il suo Katet attaccano la struttura. La sanità mentale del Re Cremisi inizia a deteriorarsi e finisce per uccidere i suoi servitori e se stesso, diventando non morto e immune ai proiettili di Roland. Alla fine resta intrappolato su un balcone della Torre Nera. Nel climax dell'ultimo libro della serie, il Re Cremisi affronta Roland e Patrick. Nonostante sia impotente, lancia armi simili a granate contro di loro. Come previsto, Roland e Patrick provocano la sua caduta. Patrick cattura l'immagine del Re Cremisi e con le sue abilità artistiche soprannaturali, usando sangue di Roland e petali di rosa, cancella il Re Cremisi dall'esistenza, probabilmente confinandolo tra i mondi. Cosa lo rende spaventoso? La sua natura oscura e il suo desiderio di annientare la realtà stessa lo rendono una minaccia cosmica. La sua presenza è costante, un costante promemoria del pericolo che incombe sull'esistenza. It, Pennywise, dal romanzo It. It, meglio conosciuto come Pennywise il clown danzante, è il principale antagonista dell'omonimo romanzo di Stephen King. It è una creatura aliena sovrannaturale che è atterrata sulla Terra intorno al XVI secolo. Avendo scoperto che non c'era una fonte di cibo naturale come quella nel mondo da cui proveniva, ha iniziato a predare i bambini umani ogni 27 anni, trasformandosi nelle loro peggiori paure per salare la carne e renderli più gustosi. La sua vera forma non è mai conosciuta o vista, ma assume principalmente la forma di un clown chiamato Pennywise, a causa della paura universale dei clown e della sua preferenza personale. Circa 300 anni dopo il suo arrivo sulla Terra, It divora George Denbrough, dopo averlo trascinato in una griglia di scolo.
Il fratello maggiore di George, Bill, forma il Club dei Perdenti per combattere Pennywise. Il gruppo riesce a sconfiggerlo temporaneamente, costringendolo a ritirarsi in letargo. 27 anni dopo, It si risveglia e inizia a nutrirsi di nuovo, credendo che il Club dei Perdenti non lo affronterà più. Tuttavia, il gruppo ritorna con l'intenzione di distruggerlo definitivamente. Dopo non essere riusciti a fermare la sua strage, i perdenti affrontano Pennywise nella sua vera forma, un gigantesco ragno femmina. Sebbene Eddie Casbrack venga ucciso, i perdenti riescono a sopraffare It, strappandogli il cuore e distruggendolo, facendo svanire i Deadlights. Che cosa lo rende spaventoso? Pennywise è una creatura che sfrutta le paure più profonde dei suoi bersagli, rendendo l'orrore personale. La sua natura mutevole e il suo aspetto da clown inquietante lo rendono decisamente indimenticabile. Randall Flagg, The Stand e The Dark Tower. Randall Flagg è un antagonista ricorrente nell'universo di Stephen King, rappresentato come l'incarnazione del male. Ha poteri sovrannaturali e un carisma sinistro. Randall Flagg, nome reale Walter Paddick, è l'antagonista principale dell'universo narrativo di Stephen King e compare in molti dei suoi romanzi, tra cui L'ombra dello scorpione, Gli occhi del drago, il primo volume della serie La Torre Nera, Il pistolero e altri. Flagg è il nemico di Roland Deschain, il protagonista de La Torre Nera. Flagg appare sotto diversi nomi come Walter, Odim, L'uomo in nero e Martin Broadcloak. È descritto come un potente stregone e servitore del male supremo, il Re Cremisi. I suoi obiettivi includono la distruzione delle civiltà e la diffusione del caos. In L'ombra dello scorpione, Flagg cerca di distruggere una società post-apocalittica, mentre raduna i sopravvissuti nella città di Las Vegas e li usa per i suoi scopi. In Gli occhi del drago, terrorizza il regno di Delane e trama per rovesciare il re, assumendo il controllo del regno tramite manipolazioni. In La Torre Nera, sotto il nome di Martin Broadcloak, agisce come un consigliere malvagio, causando il crollo di Gilead e cercando di ostacolare Roland nel suo viaggio verso La Torre Nera. Nel finale della serie La Torre Nera, Flagg incontra la sua morte per mano di Mordred Deschain, ma la sua esistenza potrebbe continuare nel ciclo temporale della Torre Nera. Cosa lo rende spaventoso? È il male puro, capace di manipolare e distruggere intere società con il solo potere della sua presenza. La sua capacità di instillare paura e caos ovunque vada lo rende un mostro di altissimo livello. Eccoci arrivati alla fine di questa classifica da brividi. Qual è il mostro di Stephen King che vi ha fatto più paura? Fatemelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi contenuti da Incubo. Grazie per aver guardato e alla prossima!